28 maggio 1944. All'avvicinarsi degli americani, i nazisti minacciano di portare la guerra nel centro storico di Roma. Un accordo per evitare le distruzioni viene promosso in un incontro con Papa Pio XII del generale delle SS Karl Wolff, con l'intermediazione del suo braccio destro, il colonnello delle SS Eugen Dolman. Andando là siamo arrivati alla fine che Wolf arrivava alle 6 di mattina ed io dicevo: generale, lei arriva a Roma non per a pranzare con le principesse romane, ma viceversa di andare adesso subito come in Vaticano. Il mio si è andato in piazza San Pietro accompagnato da padre Pfeiffer e io sono andato fino all'anticamera. L'anticamera ha lasciato entrare da solo e lui è rimasto un'ora e mezzo quasi, da solo sul letto. Sicuramente presento padre Pfeiffer. E poi è uscito, ha detto che lui ha parlato lunghissimamente della possibilità di salvare Roma dalla distruzione andando via le truppe tedesche, no? E sono rimasto inteso che Kesselring, bisogna arrivare adesso presso Kesselring, che Kesselring non fa saltare i ponti, perché tutti i ponti sul Tevere erano minati. Passava un bottone e tutti i ponti, compreso Sant'Angelo, eccetera, andavano in aria. Kessler finalmente, dopo tanti tempi, si è deciso di non combattere, perché lui diceva: io da soldato devo combattere, perché i ponti per me sono una cosa militare. Cosa mi importa, io non un ponte storico, io devo difendere la mia truppa. Alla fine siamo andati via senza che caduto neanche una bomba. Era giunta la notizia che a Roma non si sarebbe fatta l'insurrezione, perché si dice che c'è stato senz'altro un accordo. C'è chi dice che Kesselring abbia preso contatto diretto con Papa Pacelli, io non lo so questo, non è risultato, ma comunque certo che il comando tedesco Kesselring ha detto questo: noi siamo decisi a lasciare Roma, se ci si lascia andare via tranquilli va bene, se i partigiani, i patrioti invece ci attaccano, noi metteremo a terra fuoco Roma. Roma sarà distrutta, sarà rasa al suolo, vi avvertiamo. Il Comitato di Liberazione di Roma discute questa questione e decidono all'unanimità. Diceva: bene, lasciamo che i tedeschi se ne vadano, e noi siamo decisi a non fare nessuna insurrezione. Così, con l'uscita dei tedeschi da Roma, fu evitata la distruzione dei ponti e di alcuni quartieri della città.